Quindi cominciamo e rimaniamo un attimo seduti, quindi trovate una posizione comoda con le gambe incrociate. Io ce l'ho un cuscino sotto per sollevare un pochino il bacino e avere le ginocchia un po' più bassi rispetto al bacino, in modo tale da avere il bacino più libero e poter allungare meglio la schiena. E potete lasciare le mani morbide sulle ginocchia, rilassate le spalle. E se volete potete chiudere gli occhi, se invece preferite rimanere per il momento con gli occhi aperti, mantenete lo sguardo morbido davanti a voi. E cominciamo piano piano a portare l'attenzione nel momento presente. Prendiamo giusto un attimo per portare attenzione al nostro corpo, al suo contatto con il pavimento, il contatto delle mani con le ginocchia. Allunghiamo un attimo la schiena, portiamo il mento verso la gola, allunghiamo la nuca. E rilassiamo il viso, gli occhi, la bocca. E poi piano piano portiamo la nostra attenzione al respiro. E per qualche istante proviamo un pochino a stabilizzare il respiro, ad allungarlo un pochino, prendiamo dei respiri un po' più profondi. Percepite l'aria che entra e esce dal naso. E adesso torniamo al nostro respiro spontaneo. Osserviamo giusto un attimo come già la nostra mente comincia a rallentare un pochino, comincia a diventare un po' più attenta, presente. E adesso vi chiedo di portare la vostra attenzione senza cambiare l'espressione del viso, però immaginare il sorriso sulla bocca. Proprio solo immaginare come se stesse sorridendo. Proprio come un ricordo della sensazione, della vibrazione del sorriso, quel senso di gioia e di energia che ci regala. E adesso questo senso, questa sensazione, l'essenza del sorriso, la portiamo nel nostro cuore. Il nostro cuore che sorride.
con il senso di leggerezza, presenza. Adesso questa sensazione la vogliamo spostare nei polmoni. I nostri polmoni che sorridono. Con il senso di luce, di gioia, di spazio. E poi questa stessa sensazione la vogliamo portare nei nostri organi addominali, nell'intestino, il fegato, i reni, le ghiandole. Proprio una presenza, presenza nel nostro corpo che illumina, alleggerisce e guarisce tutto. Ricordiamoci che non ci vuole sforzo per portare questa attenzione, dobbiamo solo lasciarlo emergere, questa sensazione, questa essenza del sorriso. Adesso percepiamo questa essenza, questo senso in tutto il nostro corpo, in ogni cellula. Tutto il corpo che sorride. Percepite questo senso di energia. E percepite magari come questo senso è più grande della nostra forma, del nostro corpo. È tutto intorno a noi. E adesso piano piano tornate di nuovo a percepire il vostro respiro. Di nuovo tornate a percepire l'aria che entra e esce dal naso, il suo passaggio tra il naso e la gola. E prendiamo un bel inspiro profondo. Espiro e lascio andare. Portate le mani vicino al cuore, unite le palme delle mani, andate a strofinarle un po'. E quando sentite il calore nelle mani, portatele al viso, sentite il calore. E poi ancora una volta uniamo le mani davanti al cuore. E adesso quando andiamo a fare la nostra pratica, ricordiamoci questo sorriso nel nostro corpo, proviamo a viverla così, questa pratica, con questo sorriso, questa apertura e leggerezza. Ok, rimaniamo ancora qualche istante seduti e andiamo, inspiriamo qua nel centro ed espirando andiamo a inclinare l'orecchio sinistro verso la spalla sinistra
e poi apriamo il braccio sinistro all'esterno, appoggiamo la mano a terra e poi inspiro, sollevo il braccio destro oltre la testa e allungo il lato destro. Il bacino rimane appoggiato a terra. E respiro, se volete, lo sguardo verso il soffitto, il mento sempre leggermente verso la gola per mantenere la nuca lunga. Respiro. E adesso ancora un inspiro, allungo e poi espiro e allungo, accompagno il movimento del braccio. E vado ad appoggiare la mano destra all'esterno del ginocchio sinistro. La mano sinistra si sposta dietro alla schiena e siamo in rotazione. Siamo in rotazione, ogni inspiro allungo e espiro e posso ruotare ancora un pochino. Adesso attenzione, con il prossimo inspiro solleviamo la mano sinistra da terra e la allunghiamo verso la testa. Espiro e mi sposto lontano dal ginocchio sinistro e allungo anche il lato sinistro. Inspiro. E poi espiro, accompagno il braccio sinistro, salgo e porto le mani sulle spalle come se mi stessi abbracciando. Riportiamo in mente il nostro sorriso. E adesso lasciamo i gomiti incrociati in questo modo, solleviamo le braccia, i dorsi delle mani si avvicinano. Posso rimanere così, se riesco, incrocio le braccia ancora una volta per andare a far incontrare le palme delle mani, le unisco se riesco, se non riesco rimango con i dorsi delle mani appoggiati uno contro l'altro. Adesso portate attenzione nella parte posteriore della schiena, in mezzo alle scapole. E respiriamo. Ancora un inspiro, sollevo un pochino i gomiti, inspiro nelle scapole, poi espiro e lascio. Adesso inspiro al centro, espiro l'orecchio destro verso la spalla destra. Braccio destro si apre all'esterno, la mano destra si appoggia a terra, inspiro e sollevo il braccio sinistro, allungo. Se volete lo sguardo verso il soffitto. Inspiro, allungo e poi espiro e comincio ad accompagnare il braccio verso destra finché non arriva ad appoggiarsi contro all'esterno del ginocchio destro e poi braccio destro si sposta dietro alla schiena e sono in rotazione. Lo sguardo oltre la spalla destra. Respiro. Adesso inspiro, attenzione, sollevo il braccio destro, lo allungo e poi espiro e mi sposto verso il ginocchio sinistro, allungo il lato destro. Inspiro e poi espiro, accompagno il braccio destro
e poi salgo, lascio i gomiti incrociati, le appoggio le mani sulle spalle, questo piccolo abbraccio verso me stesso, e poi sollevo le avambraccia, i dorsi delle mani si avvicinano, rimango così. Se riesco, faccio un altro incrocio e appoggio i palmi delle mani uno contro l'altro. Sollevo i gomiti un pochino più alto e rimango qua, respiro. Respirate nelle spalle, nelle scapole. Inspiro e poi espiro e lascio. Uniamo le mani davanti al cuore, portiamo in mente ancora una volta il nostro sorriso e proseguiamo con la nostra pratica. Adesso potete spostare, se avevate appoggio sotto il glute, andiamo a metterci a quattro zampe, gatto e mucca. Quindi le spalle sopra i polsi, il bacino sopra le ginocchia. Inspiro, inarco la schiena, guardo in avanti. Espiro, arrotondo, sguardo verso l'ombelico. Ancora quattro volte. Cominciate ad accompagnare il movimento con il respiro. E ricordatevi questo senso di sorriso, di spazio, di leggerezza nel corpo, nel movimento, nei polmoni, nel respiro. Facciamo ancora una volta. E poi ci portiamo al centro. Adesso con il prossimo inspiro sposto il bacino un pochino indietro verso i talloni, poi salgo, inspiro, sono sulle ginocchia, allungo la schiena e poi espiro e comincio a spostare il bacino sui talloni, mi allungo in avanti, posizione del bambino. Inspiro, salgo a quattro zampe, allungo la schiena in arco, apro, espiro, arrotondo, inspiro, allungo, espiro, mi sposto un pochino indietro, inspiro, salgo sulle ginocchia, allungo, espiro e scendo di nuovo, posizione del bambino, bacino sui talloni, fronte a terra. Inspiro, torno a quattro zampe, gatto e mucca, in arco, espiro, arrotondo, inspiro, torno al centro, espiro, mi sposto verso i talloni, inspiro, salgo sulle ginocchia, allungo, espiro, bacino sui talloni, posizione del bambino, fronte a terra. E poi lo facciamo un'altra, ultima volta questo movimento. Fatelo pure con il vostro tempo, il vostro ritmo. E poi inspiro. Quando avete finito, ci troviamo di nuovo a quattro zampe. E da qua andiamo a prendere la posizione della planca. Quindi siamo a quattro zampe, le mani sono forti e spingono a terra. Apro un pochino lo sterno in avanti, le spalle.
E poi richiamo un pochino l'addome, quindi ruoto un pochino il coccige verso il pavimento. Sono qua, perfettamente allineata, e vado, inspiro, allungo la gamba destra, espiro qua, e poi inspiro, allungo la sinistra, in planca. Inspiro qua, e poi espiro, spingo sulle mani, salgo con il bacino, canna testa in giù. Se sei avvicinato un pochino i piedi, sistemato la distanza tra le mani e i piedi. E qua, in canna testa in giù, adesso inspiro, salgo sulle punte dei piedi, bacino verso il soffitto. E poi espiro e abbasso solo il tallone sinistro. Inspiro, salgo sulle punte. Espiro, abbasso il tallone destro. E ancora due volte, inspiro. Espiro, abbasso il sinistro. Salgo sulle punte, abbasso il destro. E adesso inspiro, salgo. E poi espiro e provo ad abbassare entrambi i talloni. Non devono scendere per forza sul tappetino, fin dove arrivano. Inspiro qua, espiro, ombelico verso la schiena, sguardo verso le ginocchia. E adesso inspiro, piego le ginocchia, guardo in avanti. Espiro, cammino per arrivare davanti al tappetino. Prendete i gomiti con le mani, piegate un po' le ginocchia e lasciate allungare la schiena in avanti. Rilassate la testa, le spalle. Vogliamo che la pancia si appoggi sulle cosce. Quindi se serve, piegate un bel po' le ginocchia. E poi appoggiamo le mani sulle cosce, inspiro e salgo con la schiena dritta, espiro qua. E adesso facciamo qualche movimento della sequenza del saluto al sole. Quindi inspiro, allungo verso l'alto, espiro, scendo in avanti con la schiena, inspiro polpastrelle sui stinchi, allungo la schiena a metà, espiro, ritorno giù, appoggio le mani sul tappetino, sposto la gamba destra indietro e sinistra indietro in planca. Inspiro qua, espiro, ginocchia a terra. Piego i gomiti, scendo con il petto e il mento e poi mi allungo sulla pancia, mani rimangono vicino al petto, inspiro cobra, espiro giù, inspiro punto le dita dei piedi, salgo a quattro zampe, espiro cane a testa in giù, due respiri qua. E adesso inspiro, piego le ginocchia, guardo in avanti, espiro, cammino per arrivare davanti al tappetino. Inspiro, mani sui stinchi, allungo la schiena. Espiro, ritorno giù. E poi spingo sui piedi, inspiro, salgo, allungo. Espiro, ritorno al centro del petto con le mani. Riportiamo di nuovo la nostra intenzione, ricordiamoci la nostra sensazione del sorriso e poi ripartiamo. Inspiro, allungo, espiro, scendo in avanti con la schiena, inspiro, mani sugli stinchi, allungo la schiena,
Espiro e ritorno giù, grande passo con il piede destro, grande passo con il piede sinistro in planca, inspiro in planca, espiro ginocchia a terra, bacino su, il petto, mento a terra e poi mi allungo sulla pancia, allungo i dorsi dei piedi, mani vicino al petto, inspiro, cobra, espiro e ritorno giù. Inspiro, punto le dita dei piedi, salgo quattro zampe e cane a testa in giù. E rimango due respiri. Quando inspiro, spingo bene sulle mani, allungo i lati del dorso, il bacino verso il soffitto. Quando espiro, l'ombelico verso la schiena. Inspiro, piego le ginocchia, guardo in avanti, espiro, cammino per arrivare davanti al tappetino, mani sui stinchi, inspiro, allungo la schiena, apro le spalle, espiro, ritorno giù. Inspiro, spingo con i piedi, salgo, allungo, espiro e ritorno al centro. Lo facciamo ancora un'ultima volta. Inspiro, salgo, allungo. Espiro, scendo. Inspiro, allungo a metà. Espiro, ritorno giù, mani a terra. Sposto i piedi indietro in planca. Inspiro e poi espiro. Appoggio le ginocchia, petto, mento. Allungo sulla pancia, inspiro, cobra, espiro, ritorno giù, inspiro, punto le dita dei piedi, espiro, cane a testa in giù. Rimango. E adesso inspiro qua, piego le ginocchia, guardo in avanti, espiro, cammino per arrivare davanti al tappetino. Inspiro, mani sui stinchi, allungo la schiena, espiro, ritorno giù. E poi spingo con i piedi, inspiro, salgo, allungo. Espiro e ritorno al centro. Ok, prendiamo giusto un attimo qua nella posizione della montagna per permetterci a percepire i piccoli cambiamenti, differenze rispetto all'inizio della pratica. E poi andiamo a portare le braccia dietro. E andiamo a prendere con le mani i gomiti opposti. Così. Allora, se arrivo a prendere i gomiti, prendo i gomiti, se no prendo i polsi, se non ci arrivo. Importante che le spalle sono aperte, quindi anche quando prendiamo i gomiti le spalle non cadono in avanti, ma apriamo le spalle e le clavicole. Ok, adesso siamo qua davanti al nostro tappetino, inspiro, allungo, apro le spalle, espiro e sposto il piede destro dietro, il sinistro in avanti. Sentiamo bene l'appoggio dei piedi, sistemiamo il bacino frontale, quindi ruotiamo l'anca destra in avanti. Inspiro qua, allungo e poi espiro e comincio a spostare il dorso in avanti. Mi fermo a metà strada, inspiro ancora una volta, allungo e poi espiro, l'ombelico verso la schiena e comincio a scendere sulla coscia sinistra.
Rimango, rilassate la testa, il viso. Inspiro qua e poi espiro, lasciate andare le braccia andiamo a spostare le mani più in avanti rispetto al piede, fin dove arrivano. Qua potrebbero servire i mattoncini o i libri. Adesso con il prossimo inspiro vado a fare un piccolo slancio, sposto il peso sul piede sinistro, cammino un pochino con il piede destro e poi con il prossimo inspiro stacco il piede destro da terra, comincio a sollevare la gamba fin dove arriva, anche se è un po' pochino sollevata da terra, ma niente, importante che rimaniamo qua e continuiamo ad allungare la schiena dal bacino. Rimaniamo con lo sterno in avanti, così le spalle aperte. Respiro. Ancora un inspiro. La gamba sollevata è forte. Immaginate di voler allungare la parte interna della gamba. E poi espiro, un bel passo indietro. Appoggio il piede a terra, il tallone anche, e salgo. Bravissimi, vi intravedo. Ok, siamo qua, andiamo a prendere la posizione del guerriero numero uno, quindi il bacino frontale, inspiro e affondo. Guerriero. Respiro. Attenzione al ginocchio sinistro che non cada in dentro né fuori, deve essere allineato con il secondo dito del piede. Adesso inspiro qua e poi espiro. Sposto le mani dietro alla schiena, incrocio le dita delle mani e poi allungo le braccia. Inspiro. E poi espirando comincia ad allungare il dorso in avanti, in avanti, in avanti, fin dove riesco. Se riesco vado all'interno della coscia sinistra e lascio rilassare la testa, continuando ad allungare il dorso. Con il prossimo inspiro salgo e questa volta stacco di nuovo il tallone destro da terra e sono in affondo alto. Inspiro qua e poi espiro, prendo la mano destra, appoggio accanto al piede sinistro, inspiro e apro. Se volete potete appoggiare il ginocchio destro a terra, eh? Se no potete rimanere con il ginocchio sollevato. Inspiro, apro e poi espiro e attenzione, appoggiamo il ginocchio destro a terra e poi siamo qua in affondo basso. Andiamo a ruotare, 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 ruotare finché non appoggiamo i glutei a terra. La gamba destra si allunga, la sinistra, il piede sinistro è sopra, cioè è oltre la coscia destra praticamente. Ci siete? Quindi praticamente prendo il piede sinistro oltre la coscia destra. La gamba destra è allungata, il piede è flesso. Adesso sposto la mano sinistra dietro alla schiena. Inspiro, allungo il braccio destro. Espiro e sposto il gomito destro all'esterno del ginocchio sinistro. E ruoto. La mano dietro e sui. Appoggiato sui polpastrelli che spingono contro il pavimento e mi aiutano ad allungare la colonna.
Quindi non sono in appoggio, non cado sul braccio, dove che è dietro, ma mi aiuta ad allungare. Il gomito sinistro spinge contro il ginocchio contro il gomito, mi aiuta ad andare in rotazione. Adesso ancora inspiro qua e poi espiro e torniamo al centro. Adesso attenzione, ci spostiamo con le mani oltre le nostre gambe e solleviamo di nuovo il bacino e ci giriamo e siamo di nuovo a quattro zampe. Oggi faccio girare e rigirare. Ok, siamo a quattro zampe. Adesso, inspirando, allungo la gamba sinistra, la appoggio sulle punte dei piedi e poi apro le anche verso l'esterno, appoggio il piede sinistro a terra, sono in appoggio sulla mano destra, il polso allineato con la spalla, sistemate la mano se serve, la mano spinge a terra e poi inspiro. E apro. Fate attenzione al bacino, cercate di non far uscire il bacino indietro, ma far sì che il bacino sia sopra il ginocchio destro, allineato. Adesso inspiro, allungo il braccio oltre la testa, inarcate un pochino, respirate nel lato sinistro. E poi espiro e ritorno a quattro zampe. Inspiro qua, punto le dita dei piedi, espiro, cane a testa in giù. Adesso inspiro, sollevo la gamba destra e poi espiro, sposto il ginocchio destro al petto, piede destro in avanti, appoggio il tallone sinistro anche a terra e salgo. Andiamo a prendere la posizione del triangolo, quindi il tallone dietro è appoggiato, il piede leggermente ruotato all'esterno. Inspiro, apro le braccia. Espiro, comincio ad allungarmi fin dove arrivo. Quando sento di essere allungato al massimo, allora sposto la mano destra sullo stinco, sulla caviglia, o se arrivo a terra, o se ce l'ho il libro qua, posso usare il libro mattoncino. E l'altro braccio sale alla verticale. Lo sguardo davanti a voi, ma se volete provate, sentite in equilibrio, provate lo sguardo verso la mano, quella che è in alto. Qua molto importante la tonicità dell'addome per proteggere la zona lombare. Le spalle sono aperte. Le gambe rimangono tonici, forti, i piedi spingono a terra, il petto si apre. Inspiro e poi espiro e srotolo le mani accanto al piede destro, inspiro e espiro, cane a testa in giù. Adesso inspiro, ancora una volta sollevo la gamba destra. Espiro, ginocchio destro al petto, piede destro in avanti. E poi cammino con il sinistro, cammino, cammino, piegate un po' le ginocchia e poi proviamo a sollevarci, sollevando anche il piede sinistro e portiamo il ginocchio sinistro al petto. Bravissimi. Inspiro qua e poi espiro, appoggio il piede e rimango, posizione della montagna. Adesso con il prossimo inspiro sollevo le braccia,
E poi espiro e come abbiamo fatto all'inizio, andiamo a incrociare i gomiti e poi portiamo i dorsi delle mani a contatto. Se riusciamo ancora un giro, portiamo i palmi delle mani a contatto, se no rimaniamo in questa posizione con i dorsi. Inspiro qua e poi espiro e mi siedo, piego le ginocchia come se fosse nella posizione della sedia. E sono qua. Posso rimanere qua. Se invece qualcuno vuole provare a spostare il peso sul piede destro e poi vado ad accavallare la gamba sinistra sopra il destro. Se poi ci arrivo, voglio provare ancora un giro, il piede si appoggia sul polpaccio. Destro, Garudasana, è la posizione dell'aquila. Inspiro qua e poi espiro. Prima srotolate i piedi, tornate in appoggio su due piedi e poi le braccia. Posizione della montagna. Osservate le vostre sensazioni. E soprattutto torniamo di nuovo al sorriso, a questa sensazione di leggerezza nel nostro corpo. E adesso tutto quanto lo dobbiamo fare anche dall'altra parte. Ok, quindi partiamo di nuovo dalla parte del nostro tappetino. Inspiro, allungo le braccia, espiro. Allora le braccia vanno di nuovo dietro alla schiena e andiamo a prendere i gomiti con le mani, o i polsi se non ci arrivo a prendere i gomiti. Inspiro qua, spingo con i piedi sul tappetino, allungo la schiena, apro le spalle, le clavicole. Espiro e sposto il piede sinistro dietro, il destro in avanti. Allineo il bacino, sposto l'anca sinistra in avanti. Sento bene appoggio dei piedi, inspiro, allungo, apro le spalle, espiro e comincio ad allungarmi in avanti. Se serve, piegate un pochino il ginocchio morbido davanti. Inspiro, allungo e poi espiro e continuo a scendere con il dorso in avanti fin dove arrivo e poi rilasso la testa, il viso. Con il prossimo inspiro lasciamo le braccia, le allunghiamo in avanti. Andiamo un po' a spostarci con il peso sulla gamba destra. Le mani si appoggiano con il polpastrelle sul pavimento e poi piano piano avvicino il piede sinistro. E quando sento che sono con il peso sul piede destro, il ginocchio può rimanere piegato, comincio inspirando a sollevare la gamba sinistra da terra. Fin dove riesco, anche se pochi centimetri da terra, non importa, è importante allungare la schiena e la gamba, quella che si solleva, è attiva. Immaginate di voler allungare la parte interna della gamba. Inspiro. E poi espirando, piego il ginocchio destro, faccio un grande passo indietro, appoggio il piede a terra e salgo. Sistemate un po' la larghezza delle gambe, andiamo a prendere il guerriero numero uno, le anche di nuovo guardano in avanti, inspiro, affondo, allungo le braccia e respiro qua.
Adesso inspiro a lungo, espiro, vado ad agganciare le mani dietro la schiena e poi allungo le braccia, apro le spalle, inspiro, espiro e comincio ad allungare, allungare, allungare in avanti fin dove arrivo. Se riesco vado all'interno della coscia destra e rilasso la testa. Il viso. Inspiro qua e poi espiro, lascio le braccia, stacco il tallone sinistro da terra e mi sposto in affondo alto o basso se preferite. Sono qua, appoggio la mano sinistra all'interno del piede destro. Inspiro e apro verso la destra. Mi è arrivato il mio gatto. Se volete, potete sempre appoggiare il ginocchio sinistro a terra. Inspiro e poi espiro. Sposto le mani accanto al piede, appoggio il ginocchio sinistro a terra. E adesso attenzione. Ruoto, mi siedo sui glutei e apro allungo la gamba sinistra, il piede destro è incrociato sopra la coscia sinistra. Mi siedo così, no, così. Ok, se è difficile come passaggio, allora semplicemente allungo le gambe, piego il ginocchio destro, sposto il piede oltre la coscia sinistra e sono qua. Adesso la mano destra dietro alla schiena con i polpastrelli puntati a terra. Inspiro, allungo la sinistra, espiro e sposto il gomito sinistro oltre il ginocchio destro. E ruoto. E lo sguardo oltre la spalla destra. Il piede sinistro è flesso. Ogni inspiro allungo, ogni espiro ruoto. Adesso inspiro e poi espiro e appoggio le mani qua a fianco alla coscia destra e vabbè, poi srotolo e ci troviamo a quattro zampe. Siamo qua a quattro zampe. Adesso inspiro, allungo la gamba destra, punto le dita dei piedi e poi espiro, apro le anche all'esterno, appoggio il piede, il tallone destro a terra, la mano sinistra è in appoggio e inspiro, salgo con il destro. Attenzione al bacino, non fatelo uscire indietro, ma spingete il coccige in avanti, dobbiamo avere una linea unica, come se stessimo tra i due vetri. E adesso inspiro, allungo il braccio destro oltre la testa, inarco leggermente il fianco destro, sento il respiro nel fianco. E poi espiro e srotolo, appoggio le mani a terra, quattro zampe, inspiro e poi espiro, cane a testa in giù. Inspiro, sollevo la gamba sinistra, espiro, ginocchio sinistro al petto, piede sinistro in avanti, piede destro a terra, inspiro e salgo. Andiamo a prendere la posizione del triangolo. Inspiro, apro le braccia,
Espiro, comincio ad allungarmi, il fianco si sposta leggermente senza perdere il contatto con i piedi e poi la mano destra sullo stinco o sulla caviglia o a terra. Dovete sentire bene il vostro corpo e l'abbraccio destro sale verso il soffitto. Apro le spalle, non chiudiamo le spalle. E sentiamo questo sorriso in tutto il corpo. Questo è un sorriso bello grande. Inspiro e poi espiro e srotolo, mani a terra, espiro e canna testa in giù. Inspiro, sollevo la gamba sinistra, espiro, ginocchio sinistro aperto, piede sinistro in avanti. E adesso cammino un pochino con il piede destro in avanti, piego le ginocchia, inspiro, sposto il peso sul piede sinistro e salgo, stacco il piede destro da terra, il ginocchio destro al petto. Inspiro qua e poi espiro e appoggio i piedi a terra. Scusatemi. Sono qua il gatto che sta facendo un po' così. Ok. Adesso inspiro, sollevo le braccia e poi espiro, scendo con le braccia, incrocio questa volta il gomito sinistro sotto quello destro e poi i dorsi delle mani si avvicinano. E se riesco un altro incrocio, appoggio i palmi delle mani uno contro l'altro, inspiro qua e poi espiro e mi siedo come se fosse una sedia. Inspiro qua, se voglio provo a spostare tutto il peso sulla gamba sinistra, stacco il piede destro da terra e lo cavalco sopra. La gamba sinistra, se poi ci arrivo, posso fare un altro incrocio e appoggiare il dorso del piede destro sul polpaccio sinistro. Sollevate un pochino i gomiti. Inspiro e poi espiro. Srotolo prima i piedi, salgo. E poi lascio le braccia. E rimaniamo un attimo nella posizione della montagna. E adesso inspiro a lungo. E espiro, scendo in avanti. Inspiro a lungo la schiena. Espiro, scendo e vado a sedermi proprio fino a giù e poi provo trachite e mi siedo a terra. Ok, siamo qua. Sistemate bene i glutei sul tappetino, avvicinate un po' i talloni ai glutei. Andiamo a prendere prendere i gomiti da sotto con le mani su, da sotto alle cosce, da sotto alle ginocchia. In questo modo, inspiro, allungo la schiena, espiro e rimango, la schiena allungata, le spalle aperte. Se non arrivo ad afferrare i gomiti, rimango, afferro con le mani da sotto alle ginocchia. Se invece arrivo, rimango con i gomiti. Adesso con il prossimo, anzi adesso stacchiamo le mani dai gomiti tutti e lasciamo le mani, afferriamo qua da sotto le ginocchia, sempre con la schiena allungata. Con il prossimo, inspiro, stacco il piede destro da terra.
Espiro e ritorno giù. Qua è importante che continuiamo a spingere sui glutei a terra, la schiena si proietta in alto e le spalle rimangono aperte. L'addome è tonico. Con il prossimo inspiro sollevo il sinistro. Espiro. Adesso se volete proviamo con tutti e due. Inspiro, se no continuate uno alla volta. Sollevo entrambi. Continuo ad allungare la schiena. Adesso se volete staccate le mani da sotto, allungate le braccia. E ultimo passaggio, se qualcuno proprio vuole provare, raddrizzo le ginocchia. Inspiro e poi espiro e ritorno con i piedi a terra. Adesso inspiro, allungo ancora una volta, allungo le braccia davanti, poi espiro e scendiamo giù a terra, pian piano, srotoliamo a terra. La testa scende per ultima. Adesso lasciate le ginocchia piegate, i talloni vicino ai glutei, andiamo a fare la posizione del ponte. Quindi con il prossimo inspiro, spingo sui talloni, spingo sulle braccia e salgo con il bacino. Non aprite le ginocchia, immaginate un qualcosa in mezzo alle cosce che dovete tenere. Inspiro e poi espiro e srotolo piano piano, vertebra dopo vertebra, a terra e rimango. Lo facciamo un'altra volta il ponte. Quindi con il prossimo inspiro ancora una volta, spingo sul tallone, salgo con il bacino. Cerco come se volesse avvicinare lo sterno al mento. Camminate, se qualcuno vuole provare a camminare, un pochino con le braccia verso il centro. Vi spostate un po' di più in appoggio sulle spalle e poi se riuscite potete incrociare le dita delle mani sotto al bacino, allungate le braccia, respirate nella pancia, ancora un inspiro e poi espiro, lasciate di nuovo le braccia e srotolate a terra, piano piano, una vertebra alla volta, espiro. Adesso portiamo le ginocchia al petto e poi solleviamo i piedi verso il soffitto con le ginocchia piegate. Poi apriamo un po' le gambe all'esterno. Allora, se riesco, vado a prendere i piedi dall'esterno con le mani, passando dall'interno dei piedi. E poi spingo le ginocchia verso il pavimento, spingo le cosce verso il pavimento. Se non arrivo a prendere i piedi con le mani, prendo le cosce da dietro alle ginocchia e rimango qua in questa posizione. E respiro. Immaginate di voler allungare la zona lombare sul tappetino, quindi senza staccarla. Potete anche dondolare un pochino verso destra, verso sinistra. E adesso inspiro e poi espiro e lascio. Adesso portate ancora una volta le ginocchia al petto.
prendete le ginocchia da dietro, le gambe, e poi inspiro e faccio un piccolo slancio, espiro e mi porto seduto. Adesso allunghiamo le gambe davanti a noi. Mi metto per così. Sistemate bene ancora i glutei a terra. Inspiro ginocchio destro al petto e poi apro il ginocchio destro all'esterno, sposto il tallone verso il perineo, verso l'interno della coscia sinistra. E poi qua inspiro, allungo la schiena, sento bene l'allungamento dal bacino ed espirando vado ad allungarmi sopra la coscia sinistra. Non forziamo, scendiamo fino a dove riusciamo con la schiena dritta allungata. Quando la schiena comincia a curvarsi, vuol dire che siamo andati oltre. Portate il respiro nella schiena, nella colonna vertebrale. E ogni inspiro percepite la proiezione della colonna, l'allungamento. E ogni espiro, l'ombelico si sposta verso la schiena e posso provare ad approfondire un pochino la posizione. Adesso inspiro, salgo, sollevo il ginocchio destro, allungo la gamba, espiro e poi inspiro, porto il ginocchio sinistro al petto, apro piano il ginocchio all'esterno, il tallone verso la coscia, l'interno della coscia destra e poi punto le mani dietro la schiena, inspiro, allungo, apro le spalle e poi espiro e vado ad allungare la schiena sulla coscia destra. E rimango molto presente a quello che sto facendo. Portate nella posizione il vostro respiro. La nuca è lunga. Il respiro si muove lungo la colonna. Ancora un inspiro. E poi espiro. E salgo. Prendiamo il ginocchio, lo riportiamo al petto e poi allunghiamo la gamba accanto alla destra. Ancora una volta sistemate bene i glutei, piedi sono a martello. E poi inspiro, allungo le braccia, allungo la schiena. Espiro e mi porto il chino in avanti. Di nuovo, fin dove arrivo. Potete anche appoggiare le mani all'interno del ginocchio, un pochino più sopra il ginocchio all'interno e rimanere qua. Continuando con ogni inspiro, allungo, apro le spalle, espiro e approfondisco la posizione. Cercando di trovare un giusto equilibrio tra lo sforzo e il rilassamento. Cercando di viverla con aiuto di respiro.
adesso inspiro e salgo, espiro. Adesso ancora una volta ci rotoliamo a terra. Andiamo a unire i dorsi, le piante dei piedi, apriamo le ginocchia all'esterno e appoggiamo una mano destra sulla pancia, una mano sinistra sul cuore. E ci lasciamo un attimo per lasciare fluire gli effetti della pratica. E poi piano piano andiamo a spostare le ginocchia al centro, ci giriamo sul fianco e ci portiamo seduti. Se serve prendete di nuovo un appoggio, un cuscino. E di nuovo sistemate bene il bacino a terra, la testa è allineata sopra il bacino, le spalle sono rilassate, la schiena lunga. Se volete chiudete gli occhi e portate di nuovo l'attenzione al respiro. E adesso proviamo a fare questa piccola meditazione sulla compassione. E quindi per un istante provate a pensare a un qualcosa per quale magari avete delle sensazioni magari dolorose, spiacevole. Una parte di voi che ha bisogno di gentilezza, una parte di voi che ha bisogno di abbraccio. Una parte che ha bisogno di guarire. Magari una sensazione di rabbia, di risentimento, o di una tristezza profonda, di spiacere. A volte è difficile individuare perché siamo abituati a portare queste sensazioni senza guardarle per tanto tempo. E adesso, se avete trovato questa sensazione, questa parte, provate a pensare come magari siete stati poco accoglienti verso questa parte. Come magari ne avete mancato di gentilezza, di amore, di accoglienza.
adesso ho proprio l'intenzione di offrire a questa parte la compassione, l'amore e la gentilezza. Fate l'intenzione di prendere cura di voi stessi e di questa parte di voi. È anche probabile che quando andiamo a vedere queste parti, a sentirle, subito ci sono anche altre sensazioni di sconforto, magari anche risentimento verso noi stessi per non aver negato l'attenzione a questa parte. Fate intenzione di provare gentilezza, amore in ogni caso. Un'intenzione di nutrire proprio queste parti di noi che hanno bisogno adesso di noi. E poi giusto per un attimo provate a immaginare una forza che per ognuno può essere qualcosa di suo, una forza universale, una forza divina, un qualcosa che è semplicemente più grande di noi. Come avrebbe fatto questa forza verso questa parte? Come l'avrebbe curato? Come l'avrebbe dato amore? Come l'avrebbe liberato gentilezza. E poi percepite che anche voi siete l'espressione di questa forza, di questa gentilezza, di questo amore, questa compassione. E che potete attingere a questo senso che è sempre presente in noi. Per accogliere, accettare, abbracciare ogni parte di voi. Quando ne ha bisogno. E adesso, piano piano, tornate di nuovo al vostro respiro. Sentite l'aria che entra e esce dal naso. Osservate giusto per un attimo come vi sentite dopo questa meditazione. Si è cambiato qualcosa? E poi prendiamo un bel inspiro profondo, un espiro, lasciamo andare. Andiamo a unire le mani davanti al cuore e un'altra volta andiamo a strofinare i palmi delle mani. Quando sentite il calore, avvicinate le mani al viso.
E poi possiamo aprire gli occhi. E ci ringraziamo anche per questa pratica che ci siamo dedicati questa sera, questo tempo. Grazie.